Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 15, 14 aprile 1923. Stavo pensando a tutto ciò che il mio sempre amabile Gesù mi va manifestando della sua santissima volontà e molti dubbi e difficoltà si facevano nella mia mente che non credo che sia necessario dirle qui. Onde muovendosi nel mio interno e stringendomi forte al suo cuore, mi ha detto: figlia diletta della mia volontà, tu devi sapere che quando voglio fare opere grandi, opere a cui tutta un'umana famiglia deve prendere parte, sempre che lo volesse, è mio solito di accentrare in una sola creatura tutti i beni, tutte le grazie che quest'opera contiene, affinché tutti gli altri, come a fonte, possano attingere quel bene quanto ne vogliano. Quando faccio opere individuali, do cose limitate. Invece, quando faccio opere che devono servire al bene generale, do cose senza limite. Ciò feci nell'opera della redenzione. Per poter elevare una creatura, concepire un uomo e Dio, dovetti accentrare in lei tutti i beni possibili ed immaginabili, dovetti elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. E come il mio celeste padre mi generò vergine nel suo seno, col germe virginale della sua fecondità eterna, senza opera di donna, ed in questo stesso germe procedette lo Spirito Santo, così la mia celeste mamma, con questo germe eterno, tutto virginale della fecondità paterna,
mi concepì nel suo seno vergine senza opera di uomo. La Trinità Sacrosanta dovette dare del suo a questa Vergine Divina per poter concepire me figlio di Dio. Mai la mia Santa Mamma poteva concepirmi, non avendo lei nessun germe. Ora, siccome lei era della razza umana, questo germe della fecondità eterna diede virtù di concepirlo uomo. E siccome il germe era divino, nel medesimo tempo mi concepì Dio. E siccome nel generarmi il Padre, nel medesimo tempo procedette lo Spirito Santo, così nel medesimo tempo che generai nel seno della mia mamma, procedette la generazione delle anime. Sicché tutto ciò che ab eterno successe nella Santissima Trinità in cielo, si ripete nel seno della cara mamma mia. L'opera era grandissima ed incalcolabile a mente creata. Doveva centrare tutti i beni, ed anche me stesso, per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano. Perciò, dovendo essere l'opera della redenzione tanto grande, da travolgere tutte le generazioni, volli per tanti secoli le preghiere, i sospiri, le lacrime, le penitenze di tanti patriarchi e profeti e di tutto il popolo dell'Antico Testamento. E ciò feci per disporli a ricevere un tanto bene e per muovermi ad accentrare in questa celeste creatura tutti i beni che tutti dovevano fruire. Ora, che muoveva a pregare, a sospirare, eccetera, questo popolo? La promessa del futuro Messia. Questa promessa era come il germe di tante suppliche e lacrime. Se non ci fosse stata questa promessa, nessuno si sarebbe dato pensiero, nessuno avrebbe sperato salvezza. Ora, figlia mia, veniamo alla mia volontà. Tu credi che sia una santità come le altre santità? Un bene, una grazia, quasi pari alle altre che ho fatto per tanti secoli, agli altri, a tutta la Chiesa? No. No. Qui si tratta di un'epoca nuova, di un bene che deve servire a tutte le generazioni. Ma è necessario che tutto questo bene l'accentri prima in una sola, come feci nella Redenzione, accentrando tutto nella mia mamma. E vedi un po' come le cose vanno pari passo. Per far venire la redenzione e disporre le anime a questo, feci la promessa del futuro Messia, affinché con lo sperarlo non solo si disponessero, ma potessero trovare anch'essi nel futuro Redentore la loro salvezza. Ora, per disporre le anime a vivere nel mio volere, metterle a parte dei beni che esso contiene e fare ritornare l'uomo sulla via della sua origine, come da me fu creato, volli io pregare per primo facendo risuonare la mia voce da un punto all'altro della terra, fin nell'alto del cielo, dicendo: Padre nostro che sei nei cieli. Non dissi Padre mio, ma lo chiamai Padre di tutta l'umana famiglia, per impegnarlo in ciò che doveva soggiungere, che tutti santifichino il tuo nome, affinché venga il regno tuo sulla terra e la tua volontà si faccia come in cielo, così in terra. Era questo lo scopo della creazione, ed io chiedevo al Padre che fosse compiuto. Come io pregai, il Padre cedette alle mie suppliche e formai il germe di un tanto bene, e per fare che questo germe fosse conosciuto, insegnai agli apostoli la mia preghiera. E questi la trasmisero a tutta la Chiesa, affinché come il popolo del futuro Redentore trovavano la salvezza in esso e si disponevano a ricevere il promesso Messia, così, con questo germe formato da me, la Chiesa prega e ripete tante volte la stessa mia preghiera e si dispone a ricevere che riconoscano ed amino il mio celeste Padre come Padre loro, in modo da meritare di essere amati da figli, e ricevono il gran bene che la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra.
Gli stessi santi, in questo germe ed in questa speranza che la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra, hanno formato la loro santità. Il martire ha sparso il suo sangue. Non c'è bene che da questo germe non derivi. Sicché tutta la Chiesa prega. E così come le lacrime, le penitenze e le preghiere per avere il Messia erano dirette per quella Vergine eccelsa che dovevo disporre ad accentrare un tanto bene per poter gli uomini dell'Antico Testamento ricevere il loro Salvatore, sebbene non conoscevano chi fosse quella Vergine eccelsa, così ora la Chiesa, quando recita il Pater Nostro, è proprio per te che prega, per fare sì che io accentri in te tutto il bene che contiene il mio volere, il modo, il come che la volontà divina abbia vita in terra come in cielo. E sebbene non sei conosciuta, la Chiesa, facendo eco alla mia preghiera, sia fatta la volontà tua come in cielo così in terra, mi prega, mi pressa che accentri tutto questo bene in una seconda Vergine, affinché, come un'altra salvatrice, salvi l'umanità pericolante, facendo uso del mio inseparabile amore e misericordia, io esaudisca la mia stessa preghiera unita a quella di tutta la Chiesa, ed io faccia ritornare l'uomo alla sua origine, allo scopo con cui l'ho creato, cioè che la mia volontà si faccia in terra come in cielo. È questo proprio il vivere nel mio volere. Tutto ciò che ti vado manifestando a questo ti spinge. In questo ti confermo. Questo è il gran fondamento che vado formando nell'anima tua. E per far ciò vado accentrando tutte le grazie passate, presenti e future che ho fatto a tutte le generazioni, anzi le raddoppio, le moltiplico, perché essendo il mio volere la cosa più grande, più santa, più nobile, che non ha né principio né fine, per deporlo in una creatura, è giusto e decoroso che accentri in essa tutti i beni possibili, grazie innumerevoli, purità e nobiltà divina. Affinché abbia lo stesso corteggio che tiene nel cielo questa mia volontà. È la stessa che operò nella redenzione, che volle servirsi di una vergine. Quali portenti e prodigi di grazie non operò in essa? La mia volontà, lei è grande, contiene tutti i beni e nell'operare agisce da magnanima. E se si tratta di fare opere, di fare bene a tutta l'umanità, mette a repentaglio tutti i suoi beni. Ora vuol servirsi di un'altra vergine per accentrare la sua volontà e dar principio, far conoscere che la sua volontà si faccia in terra come in cielo. E se nella redenzione volle venire a salvare l'uomo perduto, a soddisfare le sue colpe, cui lui era impotente di farlo, a dargli un rifugio e tanti altri beni che la redenzione contiene, ora la mia volontà, volendo sfoggiare più in amore che nella stessa redenzione, col fare che si faccia in terra come in cielo, viene a dare all'uomo il suo stato d'origine, la sua nobiltà, lo scopo con cui fu creato. Viene ad aprire la corrente fra la volontà sua e l'umana, in modo che assorbita da questa volontà divina, dominata, le darà vita in essa e le regnerà in terra come in cielo. Bene, questo lungo, intenso e denso e significativo brano, adesso piano piano dobbiamo focalizzarlo nei suoi punti essenziali e farli nostri. Io partirei da un punto centrale, perché qui per certi aspetti Gesù dice una cosa arcinota, no? Per altri aspetti dice una cosa che può sembrare singolare, ecco, perché certamente pur con le debite distanze evidenti, no? Che sono evidenti anche dal testo, pone un parallelismo chiaro, ecco, tra la figura di Maria Santissima, che è stata colei che ha centrato in sé tutti i beni per rendere possibile la grande opera dell'incarnazione e quindi della redenzione, e Luisa, che praticamente Gesù ha centrato in lei tutto ciò che è il vivere da parte di un figlio di Adamo nella divina volontà, perché dopo di lei questa riapertura, ecco, di questa via del cielo, questo vivere, come Gesù ha spiegato proprio nell'ultima battuta, e in maniera simile al nostro stato d'origine, fosse accessibile a tutte le creature. Però dall'altro canto
spiega sostanzialmente come vivere nella divina volontà non sia altro che vivere il Padre nostro che tutti abbiamo da sempre conosciuto e imparato. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, specialmente quando qualcuno fa qualche domanda, dice: ma che cos'è questa divina volontà? Come si viene la divina volontà? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ecco, è un'esegesi, è una spiegazione, è un approfondimento, è una comprensione estesa di cosa sono queste parole, perché questo è il fiat cosiddetto santificante in cui consiste la vita nella divina volontà. Quindi questo è, ecco. Allora, il cuore di questo brano è quando Gesù spiega, dice: guarda, che io ho pregato il Padre nostro dicendo: io che sono il figlio naturale di Dio, Padre nostro che sei nei cieli. Se non dissi Padre mio. Noi purtroppo siamo abituati a questa cosa, no? Perché il Padre nostro lo recitiamo fin da quando siamo bambini, ma questo lo fanno un pochino tutti, no? E recentemente, insomma, abbiamo fatto insieme un ritiro dove, parlando proprio dell'importanza della preghiera, no? L'ideale della preghiera vocale, ma qui parlo in primis a me perché purtroppo siamo tutti comuni mortali, quindi non è semplice, sarebbe di starci profondamente presenti con la testa, quindi ogni volta che diciamo una preghiera vocale, interiorizzarla, far presente proprio bene, perché le cose che chiediamo a Dio nel Padre nostro sono cose grosse. Tanto è vero che San Francesco lo raccontava tante volte, passò una notte intera pensando semplicemente al termine padre, a dire: ma ci rendiamo conto cosa significa chiamare Dio padre, no? Pensate che come la Santa Messa nella liturgia, come dire, ci dà qualche spia, ci educa, no? Anche qui, io la liturgia la celebro, i cari fedeli assistono, però purtroppo siamo tutti figli di Adamo e tante cose ci scorrono addosso, purtroppo, insomma, perché non riusciamo a mantenere sempre un'attenzione e un raccoglimento così intenso, no? Come il grande Sant'Antonio Abate, di cui oggi ricorre la festa liturgica. E cosa dice il sacerdote quando introduce il Padre nostro? Dice: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, audemus in latino, dicere. Osiamo, cioè osare, dice, ma come ti permetti di chiamare Dio Padre? Sarebbe, no? Ma come te, cioè, che fai? Ti azzardi a chiamare Dio? Ma ti rendi conto che significa chiamare Dio Padre? Perché chiamare Dio Padre vuol dire che tu sei come Lui. mio padre, se uno vede le foto, mio padre mi assomiglia, sai, mi assomiglia morfologicamente e mi assomiglia di carattere. Comunque condividiamo la natura, uomo lui e uomo io. Ma chiamare Dio Padre vuol dire che io condivido la natura divina e assomiglio al mio papà. Ecco perché Gesù dice: io ho pregato così, certamente dicendo Padre mio, non Padre nostro, guardando al futuro, perché per poter dire in verità Padre nostro, se noi ci pensiamo, quindi essere figlio di Dio, anche San Paolo approfondisce nelle sue lettere, dice: Dio ha mandato nel cuore lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre, Abba. Quindi chiamare Dio papà, cioè come noi chiamiamo il nostro papà terreno, quindi una tale intimità, una tale affettività, cioè che Dio diventa uno di casa, cioè una presenza stabile, assoluta, ma normale, d'accordo? E questo senza bisogno di avere grazie straordinarie, misticismi o visioni o cose del genere. Perché questa è la vita della divina volontà. È una vita da figli di Dio, detto proprio, cioè dice: ma come? E che ci vuole 36 volumi per capire che è una vita da figli di Dio? Ma pure 50 ce ne possono volere. Perché si tratta di riflettere, capiamo, no? Ah, Gesù dice: come tutti pregavano nell'Antico Testamento, perché gli avevo fatto le promesse attraverso i profeti, ma fin dai tempi di Abramo, anche se in maniera molto velata, simbolica, che sarebbe arrivato il Messia. Allora, tutti a pregare, tutti a fare penitenze, tutti a fare i sospiri, tutti
a versare lacrime, a dire manda il Messia, manda il Messia, manda il Messia, manda il Messia. E così tutti noi stiamo dicendo Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro, venga il tuo regno, non lo vediamo il tuo regno sulla terra. Dice, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, ma chi è capace di... di chi è che può dire come la Madonna, io non ho fatto neanche un sospiro fuori della divina volontà? Cioè, capì? Già miracolo, come hanno fatto tanti santi, che fondamentalmente l'hanno fatta, e anche in maniera eroica la divina volontà. Ma chi è che può vivere in questo stato, come dire, come un modem collegato alla rete, no? Di connessione ininterrotta, perché questa è la vita della divina volontà. Come in cielo, così in terra, significa così, perché in cielo, se noi ci pensiamo, in cielo non c'è altro che la divina volontà, gli abitanti del cielo non fanno altro che la divina volontà, non sono altro che fusi con la divina volontà, godono dell'amore di Dio, l'accumulo della divina volontà, non fanno nient'altro, in cielo non c'è altro. Quindi, spararla grossa, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, è chiaro che è una preghiera, d'accordo, ed è una invocazione. Quindi, capiamo anche perché... Gesù, ci sono dei passi, no? Anche di San Giovanni Evangelista, no? Dice, quello che io vi rivelo è una cosa nuova, certamente, è un comandamento nuovo, ma è anche antico, d'accordo? Quindi, qui si tratta semplicemente, quello che è successo appunto dopo 2000 anni, un po' come l'avvento del Messia, no? Perché tra Abramo e la venuta di Cristo ci passano 2000 anni, circa. Basta andare a vedere la cronologia biblica. Tra la venuta di Cristo e l'inizio degli scritti di Luisa ci passano circa 2000 anni. Ha cominciato, d'accordo? E quindi 2000 anni a pregare, 2000 anni a questa invocazione, e questa invocazione dopo così tanto tempo comincia a prendere corpo, comincia a prendere forma. Ma questa vita è per forza che Gesù dice, ma tu ti pensi che questa è una santità come le altre santità? Un bene, una grazia quasi per le altre che ho fatto per tanti secoli agli altri santi e tutta la Chiesa. No, qui si tratta di un'epoca nuova e di un bene che servirà a tutte le generazioni. E quando Gesù conclude dicendo, qui si tratta di rimettere l'uomo nello stato d'origine, nello scopo con cui fu creato, nell'aprire la corrente tra la divina volontà e quella umana, in modo che quella umana resta assorbita, dominata da quella divina. Cioè, noi possiamo sognare che un giorno, anche se forse non ne saremo pienamente coscienti, chi se lo può immaginare, ma non faremo neanche un passo fuori della volontà divina? Beh, se uno prende sul serio alcune cose che Gesù dice, e a quanto pare, per quanto si possa raccapezzarci, sì, si capiscono bene, è lecito sperarlo, è lecito quantomeno sognarlo, quantomeno sognarlo. Vivere in questo stato è una bellissima espressione di purità e nobiltà divina. Ecco perché noi fin da ora, insomma, dobbiamo mano a mano, perché tante volte durante le meditazioni abbiamo evidenziato, no? Come questa non è una cosa che avvenga puff, di botto dall'oggi al domani, no? Cioè tu passi da una vita, diciamo, o di grande disordine o comunque di sostanziale lontananza, perché badiamo, figlioli miei cari, no? Che purtroppo anche per la maggioranza, per larga parte, diciamo così, dei battezzati e dei cosiddetti credenti, oggi ci stanno i credenti non praticanti e i praticanti non credenti, ma di credenti praticanti veramente ce ne sono pochi, ce ne sono. Ecco, i credenti non praticanti sono quelli che dicono di credere e poi non praticano né i mezzi necessari per stare in grazia, e quindi senza la grazia certamente non possono praticare i comandamenti di Dio. Poi ci sono i praticanti non credenti, cioè che praticano solo una certa sporadica o anche abitudinaria frequenza, limitata alle celebrazioni liturgiche, poi, quindi guai se fai un incontro di formazione fuori della messa domenicale, cioè come se non ci fosse, no? Ma vivono tutto, cioè, avendo una fede che dire
ridotto al lumicino, e fare un eufemismo, non ci credono, cioè non hanno una vita cristiana evidente, bella, solare, non c'è, non si vede. Dove sta? Di credenti praticanti oggi ce ne stanno pochini. Ecco, quindi in questa situazione, cioè dov'è che si vedono, insomma, i figli di Dio con la F maiuscola, no? Quelli che hanno stili e nobiltà di purezza e nobiltà divina. Cioè, fino a quando non arriverà questo grande regno, dobbiamo, per quanto possibile, attraverso la meditazione, attraverso la crescita, però acquisire, ecco, proprio dei modi di fare, degli stili soprannaturali, confrontandoci soprattutto, per quanto ci è dato di poterla conoscerla anche attraverso l'ausilio di questi insegnamenti, con la testimonianza di Gesù e di Maria, e che sono per ora insieme a Luisa. Però noi di Luisa sì, conosciamo qualcosa della sua vita, ma Luisa ci ha fondamentalmente consegnato gli scritti, no? Ma chi ha vissuto perfettamente la vita nella Divina Volontà sono stati anzitutto Gesù e la Madonna. E certamente qui Gesù dice: adesso che succede? Con te non ci deve stupire troppo, d'accordo? C'è qualcuno che dice: ma Luisa si paragona alla Vergine Maria. Dico, numero uno, cioè, non è che Luisa si paragona alla Vergine Maria, però non gli passava manco per l'anticamera del cervello. Qui Gesù sta spiegando una cosa, e il principio che Gesù spiega è sacrosanto. Cioè, scusiamo, ma la razza umana da dove viene? La razza umana viene da Adamo ed Eva. Se Adamo non avesse peccato, o commesso il peccato originale, tutti saremmo stati in grazia, avremmo vissuto una vita stupenda e meravigliosa. D'accordo? Dice, e io che c'entro con Adamo? Tu non c'entri in niente, ma è il capostipite del genere umano. Quindi era tutto concentrato in lui. Se lui quello lo conserva, passa la generazione. Se lui quello lo perde, rimaniamo tutti quanti, cioè, così. Te vuoi arrabbiare? Arrabbiate quanto te pare. Ma questo è, o no? Cioè, questi sono dati oggettivi. Poi, arriva il diluvio universale. E chi è che viene salvato? Noè, con la moglie. Uno. Comincia la storia della salvezza. Chi è che viene scelto? Abramo, è uno. Ed Abramo dice tutto il popolo eletto. Comincia la storia della redenzione. Chi viene scelta? La Madonna, è una. D'accordo? Questo valore è anche un pochino dell'uno, no? E quindi dall'uno ai molti, se si fa attenzione, è conservato, per esempio, anche nella struttura gerarchica della Chiesa. D'accordo? Nella parrocchia il parroco è uno, nella diocesi il vescovo è uno, nella chiesa il papa è uno. Certo, poi c'è sta, se uno c'è l'ex parroco anziano, si chiama il parroco emerito, il vescovo che è ancora vivo ma ha raggiunto i limiti d'età si chiama il vescovo emerito. Adesso abbiamo anche la figura del papa emerito, ma il papa in carica, il vescovo in carica, il parroco in carica è uno. Perché? Perché c'è questo stile, c'è questa modalità, ce la vogliamo prendere col Padre Eterno? Lui fa così, che vogliamo fare? E ha fatto così anche in questa situazione, quindi prima di, come dire, aprire le sorgenti, ha preso una persona, gliel'ha fatta vivere, e attraverso questa persona lui si è servito, con quello che ha scritto, e ha scritto quello che riceveva, quindi quello che ascoltava, per fare questa grandissima esegesi e approfondimento del cuore del Padre Nostro. Fare esegesi, lei lo comincia a vivere, perché come ha vissuto la vita Luisa, è chiaro che non tutti possiamo vivere così, reclusa, d'accordo? La sua vita è stata una vita da reclusa, in umana solitudine quasi integrale. Lei passava le giornate a girare nella Divina Volontà, a fare gli atti, a fare le ore della passione, a fare i giri, poi a sentire Gesù, poi a scrivere, poi la notte a soffrire, in stato di intorpidimento, a fare qualche lavoretto manuale. Dice, e che vita, questa sarebbe la vita? Certo che sarebbe, certo, è chiaro che non tutti possiamo stare così, no? Però per poterla proprio vivere proprio al 100%, quindi, perché
una persona che lavora non può stare dalla mattina alla sera a fare i giri nella divina volontà, poi piano piano deve acquisire un habitus, per cui se si gira, se alza un attimo gli occhi al cielo e vede il sole, fa al volo un atto d'amore e mette un ti amo nel sole, insomma, no? Ecco, però, come dire, la sovrabbondanza di grazie, perché fare queste operazioni spirituali e divine, come insegna Gesù, portano, diciamo, riverberi e benefici a tutta l'umanità presente, passata e futura. Quindi ci doveva che ci fosse una creatura che faceva solo quello, d'accordo? Che è stata creata per questo. Cioè, la Vergine, cioè, una doveva essere, che si chiami Luisa Piccarreto, che si chiami Nicoletta, non so come, d'accordo? O Francesca, non so come altro, fa niente. Una doveva essere. Cioè, anche la Beatissima Vergine Maria. Cioè, proviamo un attimo a immaginarci, se è possibile, no? La sua autocoscienza. Cioè, immaginiamo come si sentiva questa donna. Per questa era una donna, era una di noi, cioè consapevole, dice, ma io che ho fatto? Immacolata Concezione, col dono della Divina Volontà, per essere la madre del figlio, era stata lei, era una, che ha avuto la sorte più grande di tutti i membri della razza umana, è una, d'accordo? Gli è toccato a lei, non è toccato a un altro essere umano. È evidente che con questo non si fa nessun accostamento, cioè la grandezza della Madonna, cioè la Madonna da sola, questo lo sanno tutti, supera tutti gli angeli e i santi messi insieme, nel senso che Luisa Piccarreta da sola nei confronti di Maria Santissima, cioè è meno che un atomo, d'accordo, nei confronti di tutta la materia che ci sta dentro l'universo, d'accordo, questo non ci piove, però a questa analogia di funzioni, tra l'altro strettamente interconnessi, perché l'opera della redenzione, come Gesù spiega, si compie perfettamente, non semplicemente, no? Sappiamo che con la redenzione tutti noi possiamo vivere in grazia, possiamo stare lontano dal peccato mortale, però quante miserie, quante debolezze, quante cose dalla mattina alla sera vediamo, quanti dubbi la nostra voce, tante volte ci mettiamo in agitazione, siamo turbati, non ci raccapezziamo niente, non sappiamo che fa, siamo un po' in balia delle nostre passioni, consapevoli o inconsapevoli, sapeste quante cose non conosciamo di noi stessi, no? Quindi sì, è certamente una vita di grazia, però è ancora una vita soggetta a tante miserie, d'accordo? Come si esce da questa situazione? Perché si uscirà. Quindi, per questo sono tutte le miserie, perché la redenzione ci cancella il peccato originale, ma non le sue conseguenze. Non vengono cancellate, le sue conseguenze rimangono e noi con l'ausilio della grazia dobbiamo stare dalla mattina alla sera a tribolare per cercare di limitare i danni e di fare il meglio possibile. Questo è proprio detto in due parole. Ma come dice San Paolo, ma chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Ma come faccio io a uscire da questa cosa? Ecco come fai. Ed ecco tutte le promesse che fa Gesù: quando verrà il regno della divina volontà sulla terra, e saranno sbandite le malattie, e saranno sbandite tutte quante le miserie, saranno dominate le passioni, e le persone smetteranno di peccare, ma proprio non fanno proprio più, d'accordo? Perché non c'è compatibilità dal peccato di divina volontà, d'accordo? Ecco il senso di queste cose, no? Ed ecco lo stile con cui Gesù le ha volute realizzare, che è attraverso una creatura. Quella, cioè, noi mettiamoci nei panni di Luisa Piccarreta, io mi ci metto, con Gesù che ti dice così. Ci sono anime di questo genere. Mettiamoci nei panni di un cardinale, io dico questo prete, che si trova un conclave e vede che cominciano a votarlo e a un certo punto c'è la maggioranza dei voti. Tu sei diventato papa. Ma come si sente quello? Cioè, insomma, diventare papa è una cosa grossa, una cosa, non è che ce ne stanno così tanti, insomma, no? Ma anche nel piccolo, quando uno diventa sacerdote, c'è una bella vocazione, dice: ma come, signore, ma stai chiamando proprio me? Cioè, ma io sono proprio, cioè, ma sei, ma dico, io devo diventare sacerdote? Cioè, la cosa, quindi capiamo, no, che c'è questa dimensione che lascia stupiti anzitutto i chiamati, che non è che se montano la testa si insuperbiscono, ma si sprofondano sotto 100 metri di terra, dicendo: vabbè, se questo vuoi, e questo lui se lo manifesta in tutti quanti i suoi scritti, dove traspare proprio un candore, una umiltà, insomma, un senso della propria piccolezza straordinario, ecco, bellissimo, proprio graziosissimo. Quindi non c'è tanto da stupirsi, c'è da stupirsi molto di più invece del fatto che Dio vuole
che viviamo veramente da suoi figli nel senso in cui abbiamo meditato. Questo è il prodigio dei prodigi, perché quando vivremo nella divina volontà ci sarà realmente un anticipo del paradiso sulla terra. Perché come in cielo così in terra significa che la divina volontà si fa qui come lì, e in cielo non c'è nessun'altra vita che non la divina volontà. Bene, ringraziamo grandemente il Signore per queste perle preziose avute oggi, che questa giornata possa essere un tassello in più nella nostra vita che aspira, ecco, ad un'unione sempre più grande con la volontà divina, e che Maria Santissima, che questo l'ha vissuto in maniera perfetta, sia anche oggi nostro aiuto e nostro modello. Chiediamo al Signore la grazia per l'intercessione di Maria Santissima, che oggi possiamo terminare la giornata veramente ricolmi, ecco, dei doni, delle grazie e degli innumerevoli benefici ed effetti che derivano a noi da quanto e come facciamo la Divina Volontà e dimoriamo in essa. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.